Ciao ragazzi! Ciao ciao, benvenuti alla quinta puntata e oggi parleremo di Atlantide! Atlantide. Ok, oggi parleremo di Atlantide. Vediamo cosa la scienza, la storia e la leggenda ha scoperto Bella! su questo continente, questa città o questa civiltà. O questa fantasia? Non lo so, vedremo. Beh, diciamo che Atlantide ci affascina da generazioni e generazioni, possiamo dire, è una cosa che ci lascia sognare. Da quando è stata citata per la prima volta Atlantide? So che è stata citata Da Platone, sì. nel terzo secolo avanti Cristo. Platone ha scritto nei discorsi del Crizia, parlando, ha scritto. Diciamo, ha descritto questa città che stava dopo le colonne d'Ercole e da lì poi si è perso questo mito. Dopo un po' di tempo è venuto riscoperto un paio di volte. Ultimamente a certa gente ci fa anche dei pensieri seri perché pensavano che questa civiltà fosse altamente tecnologizzata, ma altamente tecnologizzata, e pensano che sia anche superiore alla nostra tecnologia di oggi, Arrivata così. Arrivata o almeno parti della loro tecnologia che noi non conosciamo. così ai nostri tempi, forse che oggi siamo nell'era super tecnologica, ma al tempo di Platone si pensava anche in una città di saggi, no? Come tipo l'antica Grecia, dove si riunivano le menti più brillanti per discutere sulla natura, sulla matematica, sugli esseri umani, sulle particelle, tipo una roba così. Era più o meno il racconto di Platone. Filosofi, Che si incontrano tra scienziati, loro per parlare di sempre conoscenza, scienziati no? Perché la comunque. fil eh sì, filosofo vuol dire Sì, colui che ama la conoscenza. che di base erano gli scienziati dell'epoca, Sì, gli antichi più o greci. meno, più o meno. Sì, gli antichi greci poi hanno rilevato tutta la loro conoscenza, tanti di loro dai antichi egiziani. Sì, beh, la conoscenza poi nel Sono passato si sempre tramandava passati, sempre sì. di Come generazione. adesso, Sì, molte cose adesso. pensiamo che noi siamo i primi, cioè no, molte cose sono basi della storia, della Adesso conoscenza e sì. della scienza passata. Di fatto, oggi per esempio è una cosa interessante perché nel 2016 i ricercatori hanno capito che dovevano andare a frugare, a cercare questa moderna città che è stata scomparsa dalla terra. Sì, ho sentito che ultimamente hanno trovato qualcosa, cioè pensano, Eh sì, giusto? hanno una tecnologia molto avanzata che è un satellite che rivela alcune parti del mare, della crosta terrestre ovviamente, e rilevano questi piccoli di supposto reperti che potrebbero andare a vedere la No, ho città. capito, la parte più fondamentale e interessante, cos'è? Cioè, questi satelliti rivelano tipo antichi reperti, Antichi reperti riperti. rivelano, cioè, ma come fanno a rilevare gli antichi reperti? Avranno è una tecnologia molto avanzata, è un satellitare che adesso nel 2016 hanno Scoperto che esiste, scoperto e la stanno ok. usando per poter andare a cercare questa città sperduta. Allora, vediamo. Sì, ho sentito che ultimamente hanno trovato qualcosa. Beh, c'è Merlin Browries, una società inglese che si occupa di fare scansione satellitare della terra e del mare anche in carico delle agenzie governative. Si è recata al largo dell'Odissea, con un team di archeologi marini, storici e ricercatori. Perciò dal 2016 hanno iniziato questa nuova ricerca di Atlantide, che Ok, suppongono che quindi. comunque è lì nel mare della come si chiama la città in Spagna? Andalusia. Sì, Allora, Andalusia, sì, la città non è Andalusia ma è Cadisi. quindi praticamente questa Merlin Browns, che è una società inglese, da qualche anno ha iniziato Dal queste ricerche 2016. che si occupa di fare scansioni satellitari della Terra e del mare
anche su incarico di agenzie governative. Esatto. Mamma Esattamente. Mia. E si reca al largo dell'Andalusia con un team di archeologi marini, storici e ricercatori. Beh, Atlante poteva proprio trovarsi preso le rovine del nord della città di Candice. Candice è in Spagna, no? Si trova il parco nazionale di Donana, che a un tempo era un grande mare interno con una delle isole. Secondo i ricercatori, qui sarebbe conservato le tracce di almeno 15 centri abitati da un'antica civiltà, tutto disposti a lungo della costa. Fino a poco tempo fa la maggior parte di questi villaggi si riteneva essere romani o greci, ma potrebbe essere una civiltà ancora più antica. Ecco, con questa nuova tecnologia si potrà anche scoprire di cosa si tratta questa città di Candice che hanno trovato. Vabbè, ma adesso andranno là a vedere, una volta che la sgami col satellite, poi vai là con le navi sommergibili. Beh, quella roba lì è troppo tecnica per me. Di tutto, capito? Cioè. E non è troppo tecnica. Dopo... Sì, per me sì, io non potrei mai pensare a tutti i materiali che non devo portare per fare queste ricerche, perché poi stiamo parlando di andare in profondità. Ok, ma non sarà... In grandi profondità. Sì, no, dipende. Dipende che profondità è. Anche se a hanno 100 fatto metri... anche un documentario questa agenzia qua. Hanno fatto un documentario per raccontare tutto il mondo grandioso rivenimenti fatti al largo dell'Odissea. Qua mi dice anche che comunque l'isola di Bimini di fianco alle Bahamas, qualche anno fa il ritrovamento nell'arcipelago delle Bahamas al largo dell'isola di Bimini di quelli che si ipotizzavano essere resti di Atlantide proprio sui fondali del Mar dei Caraibi. Sono state rinvenute delle pietre bianche che sono sembrate una vera e propria strada. Le Bimini Road si snoda da nord-est a sud-ovest lungo una linea retta per 800 metri. 800 metri. 800 metri sono tanti, ma non sono neanche tantissimi. Curvando solo alla fine. O formata da pietre calcaree rettangolari, talmente perfette da sembrare essere state create dalla mano dell'uomo. Allora, diciamo che a differenza. Allora, sì? Prima, fino a qualche tempo fa, dicevano che Atlantide doveva trovarsi tra l'Europa e Bahamas. No, tra l'Europa e l'America. Che doveva esserci quest'isola che poi è sprofondata nei mari, giusto? Sì, nell'oceano. Adesso dicono che è di fianco all'Andalusia. E anche Bahamas tiene una altra possibilità che sia lì. Perciò abbiamo due possibilità. Una Però Bahamas e una... Bahamas, alle Bahamas hanno trovato solo questa strada di ciotoli più chiari che sembrano costruiti dalla mano umana. Non è neanche quello, sono sicuro. Però vabbè, devono studiare in profondità per capire, ci vorranno qualche anno per arrivare. Scusa, ma tu, io ho visto il filmato di questa Bahamas Road. Ci vai giù con le bombole, non è che ci devi andare giù con il sommergibile. Ah, ok, è più non è tanto in profondità. Ma anche questo nell'Andalusia bisogna capire a che profondità è, perché sì, va se bene, sono dobbiamo capire, ma dobbiamo capire, non è che io ho la possibilità di capire con tutti. Va bene. E il loro equipaggio cosa metteranno. Va bene, ma oggi secondo te è possibile, anche se è a 200-500 metri di profondità, andare giù con non l'essere umano, ma un mini sommergibile drone con telecamera, qualcosa che raccoglie, farle proprio in full HD, vedi quello che succede, no? Sì, infatti. Ma okay. A differenza di molte altre leggende, lo sai che origini che si sono perse nel tempo tra miti e realtà. Noi sappiamo esattamente dove e quando la storia di Atlante è comparsa per la prima volta. E grazie, come abbiamo detto, al mitico Platone che ha descritto nel suo dialogo nel Timeo e nel Grizia, iscritti del 330. Perciò, avanti Cristo. Perciò abbiamo delle ipotesi tramite Platone, che ci ha lasciato questi scritti importantissimi che ancora oggi fa immaginare alla gente che esisteva una civiltà così antica come Atlantide. Sì, ma molti pensano che avessero anche l'energia, cioè
che loro per costruire le case avevano l'energia quella antigravitazionale per spostare i massi, per far volare le navi, per fare le cose. Sì, ma questa è una scienza che tutti le antiche civiltà avevano. Ok, ma se uno sprofonda, pensavano anche che gli egiziani le avessero, no? Okay, e anche i romani. Ma se un continente ti sprofonda e tu c'hai l'astronave, c'hai qualcosa che vola, roba del genere. Ma secondo te non potrebbe stare anche la ipotesi, come tutte le antichità del passato che ha avuto origine nella storia, poi sono dall'aerea, cioè come si può dire? Dalla prima era, come si chiama, che adesso mi ricordo. Preistoria. Dalla preistoria fino alla nostra era tecnologica, magari hanno fatto anche Atlantide, questo percorso che ha fatto l'antica Roma, che ha fatto gli antichi greci, che ha fatto gli antichi egiziani, che sono arrivati in un cumulo i babilonesi di tecnologie e poi si sono spariti. Infatti ultimamente c'è gente che dice che comunque gli Atlantidei, l'Atlantide non era una città che è stata sommersa, ma una civiltà prima della nostra civiltà, ed erano gli Atlantidei, non è una città, è una civiltà, capisci quello che intendo? Perciò il mondo prima di noi era stato popolato da questa gente atlantidea, come la chiamiamo noi oggi, capito? E il mondo era pieno, poi si è autodistrutta questa civiltà, punto. Cioè, ma il mondo... Esattamente, io credo molto civiltà in questa teoria, perché per me è la più plausibile, per il fatto che come abbiamo già visto questo ripete nella storia. Io posso credere in Atlantide, no, anche se non abbiamo le prove tangibili. Tu credi che prima della razza umana c'era un'altra, tra virgolette, razza umana che ha dominato il mondo come noi, con grattacieli, con aeroplani che andavano in giro, o qualsiasi tecnologia che avevano, ma a livelli come i nostri, tecnologia che poi si sono autodistrutti, e dopo, che ne so, un milione di anni siamo comparsi noi, un milione. Allora ti dico, fammi rispondere la domanda. Secondo te, sì o no? Allora, secondo me, perché no? Gli antichi Maya hanno fatto la stessa fine. Chi l'ha visto, gli antichi Maya? Sono spariti. Gli Aztechi, tutti i popoli sudamericani, ma anche. Cioè, capisci che ci può stare? Ci può stare, perché no? Cavolo, noi abbiamo difficoltà a vedere veramente cosa facevano i Maya. Figurati una popolazione di 1.663.000 anni fa. È vero, però è vero. Noi abbiamo i fossili dei dinosauri e più o meno riusciamo a ricostruire la storia, no, la preistoria, cioè quello che accadeva migliaia di anni fa, milioni esattamente di anni fa. Perciò non so se ci fosse stata una civiltà prima di noi, anche 5 milioni di anni fa, e avesse costruito, che ne so, un palazzo con cemento armato, con trave del genere, una trave si dovrebbe trovare. Queste sono fantasie che possiamo fare, perché abbiamo punto di riferimento per fare fantasie, punto di riferimento, però non abbiamo certezze, perché 14, perché non l'abbiamo neanche dalle grandi menti, dai grandi pensatori, filosofi, non abbiamo questa certezza. Però da questa ipotesi, tutti storici, scienziati, filosofi hanno arrivato a una loro verità, che alla fine che viviamo ancora oggi, tramite queste conoscenze tramandate, come ha detto Bentley all'inizio, che oggi siamo arrivati a livelli molto potenti di tecnologia, di conoscenza anche. Sì, siamo sempre alla punta dell'iceberg, siamo nella punta dell'iceberg della conoscenza, però qualche mezzo in più ce lo stiamo creando, i telescopi, i microscopi elettronici che ti vedono, porca miseria, anche la molecola, vanno fino al molecolare, assurdo. O adesso i telescopi in orbita come James Webb, nanotecnologia, o lo Space Webb Telescope, non vedo l'ora che lo lancino, ragazzi, non vedo l'ora che lancino lo Space Webb Telescope, porca miseria, ma cosa scopriamo nell'universo con lo Space Webb, non immaginerete neanche. Vabbè, comunque Atlantide, quindi per noi Atlantide è più una civiltà che è una terra allora, scomparsa. Atlantide per me ha tre punti: una leggenda che ha sempre un fondo di verità. Aspetta, se è una leggenda. Allora, aspetta, fammi finire. La leggenda, i miti diventano leggende, i miti perché
c'è un fondo di verità, ma le grandi menti, quelli che non vogliono che la gente comune conosca la verità, gli sono a dire leggenda, leggenda, vabbè, mito, mito. Però se allora leggenda, magari diventa leggenda perché una persona la fa troppo diventare troppo popolare, sì. Però alla fine c'è sempre un fondo di verità. Platone sicuramente non ha scritto questo per niente, perché tutti i nostri pensatori, scienziati, pittori, tipo Leonardo scriveva in codice, Michelangelo, tante persone che hanno fatto la storia scrivevano, lasciavano qualcosa molte volte in codice. Platone, per parlare di Atlantide, cioè, sarà stato un motivo, no? Magari gli è successo qualcosa talmente che andava oltre, magari lui ha visto una città che non era una città reale, ma era una città che poteva fare spunti per i potenti futuri del futuro. Cioè, guardate che una città così è esistita. Se voi non fate uguale a questa, cadrete anche voi. Cioè, può essere una metafora, ma allo stesso tempo un insegnamento di Platone, ma anche può essere una cosa vera. Sai che potresti aver scoperto la vera ragione per cui, perché Platone ha parlato di Atlantide? Perché voleva insegnare alle popolazioni dell'epoca quello che sarebbe stato meglio per creare una civiltà fatta bene, fatta proprio bene, come non è oggi, ragazzi, come non è oggi. Può essere, eh? Invece di essere saccente e dire vi dico io come fare una città, lui ha detto io ho visto questa città e ha descritto la città perfetta come dovrebbe essere moralmente, tecnologicamente, roba del genere. Però è praticamente come lui si sarebbe sperato, avrebbe sperato che fosse una città vera e propria e una comunità. Questo potrebbe essere un altro. Brava. Eh sì. Cioè, di base se l'è inventata. Questa potrebbe essere l'ultima teoria. E quindi è importante per noi, anche se un giorno scoprissimo la verità, abbiamo scoperto Atlantide, uno come fai a dire che è Atlantide? Cioè, mica c'è il cartello. Oh, tramite i reperti, sì. Ma tramite puoi scoprire. Reperti, ma cioè, tutti sì. È una città inventata. Sì, ok, ma se fosse vero, perché abbiamo anche la possibilità che sia una verità. Cioè, nel senso che anche le città antiche, ancora oggi, gli archeologi, quando vanno a trovare i siti, ma qualsiasi capiscono la civiltà per i loro manufatti, okay, per quello che trovano. Okay. Non è che trovano scritto io sono isumeri, siamo qua. Certo. Magari la tavoletta l'hanno trovata più avanti. Ma di Atlantide non abbiamo nessun reperto, perciò non è che possiamo dire questo reperto fatto, è simile a questo, quindi fatto, è di Atlantide, sì, non c'è abbiamo niente. Di fatto, quindi di base ogni di città fatto che scopriremo sott'acqua, primo giorno che scopriremo una città che è stata e quella sarà Atlantide, giusto? Può darsi, perché no? Anche perché sì, i punti di Atlantide, alcuni studiosi, ricercatori dicono che hanno già, che abbiamo citato qua, Bahamas e la Santa Fe, come si chiama? Santa Lucia. Vabbè, Santa Lucia. Vabbè, ma però aspetta un attimo. In Alabama hanno trovato una riga di una, sì, hanno trovato striscia, qualcosa che potrebbe avere a che fare con l'Atlantide. Come hanno trovato? Come hanno trovato anche lì in Santa Lucia una cosa che potrebbe essere rilevante. Comunque non è questo discorso. Il discorso è molto più filosofico, profondo, secondo me, perché Platone non era un uomo comune, era un filosofo. Era uno studioso, scrittore, poeta. Cioè, lui aveva tante doti come tutti i geni del nostro passato. Perciò lui sicuramente diceva qualcosa. Lui non voleva dire semplicemente Atlante, perché sennò sarebbe troppo facile anche per le persone comuni. Leggendo Atlante avrebbe capito, sì, esisteva una città antica chiamata Atlante. Ma non è questo il filo, sicuramente, secondo me, che Platone voleva lasciare alla storia. Questa è una mia opinione personale. Però la cosa più affascinante è che ancora oggi parliamo di Atlantide, ancora oggi cerchiamo tutti i misteri che è intorno a questa città antica, tutti gli aloni di misteri che ci sono. E noi vogliamo scoprire, vogliamo sapere perché Atlantide
ci sembra che ci chiama proprio, no? È una città che ci bisbiglia nell'orecchio e dice: venite a trovarmi, venite a ricercarmi, tipo una roba così. Quello può essere perché sia, perché è una cosa popolare, perciò lo trovi scritto da tante parti. Atlantide fa venire in mente molte cose. Sì, però diciamo che anche abbiamo la città dei Greci, come si chiamava, il Tempio di... Salomone. No, quella è ebrea. Cioè, la città dei Greci, dove c'erano tutti i dei. Partenone. Vabbè. Anche ma tipo l'Olimpo? Sì. Il Monte Olimpo. Il tempio di... complicare. No, non è complicare, è il tempio del dio più importante. Tempio di Giove, tempio di Minerva. No, è del più importante dei dell'antichità Grecia. Zeus. Esattamente. Anche lì c'è il racconto che Zeus ha fatto sesso con una umana. E da lì è nata i figli di Zeus. No, cioè. È nata Zeus nella. È vero che comunque era descritto come un porcellone Zeus nell'antichità. Perché gli piaceva le donne belle, andarsi a ubriacare sulla terra, e quando era ubriaco faceva danni perché gli piacevano le donne della terra. Ma certo che sono stati scritti così, sono stati scritti da uomini, no? Gli uomini. Sì, però non stiamo parlando di questo, stiamo parlando semplicemente del fatto che anche i greci c'è la leggenda lì del tempio, però nessuno parla quanto. Non è che non parla, nessuno cerca tanto una cosa come cercano Atlantide. Anche Atlantide è un paradosso, è una cosa cosmica. Sì, Atlantide, cioè, è come un paradosso. Non è una cosa, cioè, è una cosa metaforica. Metaforica, esatto. Cioè, non è una... Perciò forse è quello che attira più alle volte alle coscienze un po' più intellettuali, attirano queste cose così che tu... non riesce a dare risposte. Può essere tutto e niente. Ma può essere anche tipo la civiltà che ci ha creati, o che ha dato spunto alle altre civiltà, ovviamente, che ci ha creati, non lo so, perché appunto non stiamo parlando di una cosa reale al 100%, stiamo parlando di metafore, leggende. Sì, però se ci ha creati, perché non è ancora qua con noi a dirti: no, guarda, stai cannando, fare così. Cioè, no, perché? Ok, è vero, una popolazione si deve evolvere. In che senso? Non ho capito. Ma scusa, no? Se ci sono delle leggende che dicono che gli Atlantidei erano anche degli alieni venuti sulla Terra, che ok, giusto? Se questa fosse stata vera come ipotesi, sarebbero ancora qui e ci dicevano: ragazzi, che cazzo state a fare, o no? E invece questa ipotesi quindi è scartata. Questa era semplicemente una frase per scartare. Ma in tutti i miti, leggende, sai cosa succede? Succede che il popolo che ha contatti con queste antiche entità, non è che l'entità continuano in quel popolo e continua a dire: no, guarda che siamo qua. Queste entità usano questi certi popoli per tramandare la loro cultura, il loro modo di essere, di vivere. Chi? Entità, ci sono tanti tipi di entità, tipo gli alieni sono entità, non sono esseri di questo pianeta. Gli alieni può essere tanti tipi di razza, come abbiamo detto, gli Anunnaki, ci sono i rettiliani, ci sono quello che sono. Per me ci sono soltanto, per me ci sono gli angeli caduti, ecco. Gizmo. Perciò, detto questo, questo senso di qual era il filo del discorso iniziale? Ma il filo del discorso è che potevano essere anche una popolazione aliena. Ecco, tu hai detto una popolazione aliena. Una popolazione aliena di basi, dei racconti storici, raccontano che hanno schiavizzato gli esseri umani o hanno creato gli esseri umani, come dice anche Bighino nel suo racconto che dice Le tavolette dei Sumeri, che Zaccaria ha tradotto. Detto questo, queste entità antiche che hanno fatto sesso con l'essere umano. Esatto. Sì, ma è come il pecoraio sardo che va in giro a trombarsi le pecore. Cioè, in fin dei conti, se un alieno viene qua, ti trova la scimmia qui. Non va, è bene, che dai, cioè, non entriamo di questi malato, discorsi. Non è malato l'alieno. Comunque, detto questo, io credo che comunque, leggendo, credo più che altro per aver letto un libro storico. Massimo.
cioè gli alieni, questi, cioè le, gli angeli caduti chiamati alieni o grigi o verde oppure rettiliani, quello che vogliamo, chiamiamo come nella, li vogliamo, o come nella puntata precedente, o demoni, Elohim, o Satana, o Elohim. Se andate a riguardare la puntata precedente vedete che gli Elohim o Baphomet erano anche loro alieni, o tutti questi dei del cacchio. Del cacchio, perché hanno occhio, non vedono, bocca, non parlano, orecchio, non sentono. Ma chi? Questi dei fatti dalle mani dei uomini, tipo... Sono tre scimmiette, sono. Sono tipo... C'è le statuette fatte di fango, non di vedono, legno. Sento, non parlo. Ok, quella è un'altra cosa. Però esistono vere entità. Mafia. Esistono vere entità, perché esiste il mondo spirituale, ovviamente. Non esiste solo questo mondo materiale, grazie a Dio. Perciò il mondo spirituale lavora in una maniera... che noi esseri umani non siamo capaci di capire, perché ci sono scritti antichi che dicono che queste entità sono molto più astute e molto più intelligenti dell'essere umano. Ma certo, e lavorano a loro favore, non a favore dell'uomo, all'interesse dell'uomo. Perciò usa l'uomo per arrivare ai suoi scopi, ok? Perciò hanno schiavizzato tanti popoli del passato, tipo i Maya, gli Aztechi, entità che questi popoli parlavano, tipo i Maya c'erano loro entità, i Maya c'era tipo Dio che era Dio con le piume, capisci? No. Vai a vedere, adoravano questo Dio con le piume. Ok, vabbè. Comunque, ok, era un'entità, ok, che loro credevano che parlavano con loro, comune. Che davano loro la conoscenza, che davano loro tutte le armi per poter sfruttare l'ambiente circostante che loro vivevano. Perciò, detto questo, quando hanno scoperto la super tecnologia, questi popoli antichi che sono spariti tutta la terra, e queste entità hanno detto basta, avete finito, game over, adesso ci sarà il prossimo popolo da schiavizzare. E così la storia si ripete sempre. Ma perché ci devono schiavizzare? Oh? Non è che devono schiavizzare, loro, il loro lavoro è questo. Cioè, il loro lavoro è schiavizzarci, ma che schiavizzare nel senso che schiavizzare, tu con la parola schiavizzare non è mandare uno per la terra per forza. Schiavizzare una persona vuol dire usare la tua mente e il tuo corpo fisico, perché le entità non hanno peggio. Corpo fisico, le entità hanno bisogno di corpo fisico per lavorare in questo piano. Come noi, se andiamo nello spazio, abbiamo bisogno di tecnologie avanzate e quindi... di apparecchiature per andare in un altro spazio, che come bello, loro. Loro per venire qua hanno bisogno di un corpo fisico per poter agire in questo mondo. Ok. Guarda, ragazzi, questa teoria è bellissima. No. Adesso qua ci dobbiamo mettere veramente un puntino sulla I. Perché. No, bella. Allora, noi potremmo essere praticamente delle tute spaziali aliene. Allora, noi praticamente siamo un contenitore. Vabbè, la tuta spaziale non è un contenitore di corpo umano, certo, per portare lo spazio. Ok, certo. Allora ragioniamo nel tuo modo. Ragioniamo nel mio modo. E il mio corpo è un contenitore. Quindi siamo delle tute spaziali che ogni tanto... Sì, per entità buone. Che ci autoconserviamo, che ci auto... Allora, il nostro corpo è un tempio. Sia per entità buone che entità cattive. Siamo noi che decidiamo che... Ma sono loro che decidono no, come cazzo entrare a lui. Magari. Quello loro non hanno il potere. Possono allora fare soltanto se tu lavori. Atlantide. Loro possono fare soltanto se tu lavori nelle loro regole. Perché tutto nel mondo spirituale ci sono le leggi. Legge spirituale. Se tu lavori nelle loro regole del male. Tipo il male cosa fa? Cos'è maligne? Allora tu sarà una persona, un contenitore di quell'entità. Ma di solito i contenitori sono della proprietà del contenitore di chi l'ha costruito. È molto profondo questo ragionamento. Profondo, dovresti fare una profondità. Se gli alieni sono talmente potenti da ti sto seguendo. Che noi siamo delle tute spaziali. Quello l'hai detto te. Sì, io ti sto facendo una metafora di quello che tu hai detto per non sfuggire del tuo discorso. Certo, cerchiamo di seguire. Io capisco che noi siamo dei contenitori, però riesco a immaginarmi come una tuta spaziale. Tu puoi immaginarti come più che un contenitore in un altro modo. Puoi immaginare come vuoi, è sempre il filo di discorso, sempre quello. Sì, no, va bene, è bello, va bene. La teoria comunque è molto bella, ragazzi. La teoria mi è piaciuta e la approfondiremo. La nuova Matrix. E potrei dire quante torniamo. No, perché parolacce ho detto anch'io. Torniamo su Atlantide. Quindi, di base, siamo ritornati. Abbiamo analizzato Atlantide
in versione civiltà un pochettino più approfondita, anche se non la citavamo spesso, ma la teoria è sempre quella. Bene, abbiamo un po' allungato, abbiamo parlato anche di cose che non c'entrava, anche se si c'entrava, perché no, tutto è collegato, alla fine niente per caso, però abbiamo aggiunto di altri argomenti, però Atlantide, come abbiamo detto, è una cosa che ci affascina e che tira molto molto la nostra attenzione, la nostra curiosità. Perché è da quando sono piccolo che ne sento parlare. Esatto. Troviamo Atlantide, ma chi se ne ma ci starà quando la troveremo, e se la troveremo prima o poi, secondo me, non lo so dove sarà. Sicuramente se la troveremo non sarà lei a trovarla ma ne parleremo qui nel canale, perciò vi salutiamo, ci vediamo qui al prossimo appuntamento e vi ricordo di lasciarci like, iscriverci nel canale. Tanti saluti, ragazzi. Ma perché ne fai quelli baci del cazzo?